proprio distruggere nei fatti, cioè nelle parole che sto per dire, coloro che pensano di poter cambiare con qualche iniziativa strampalata un corso delle cose. Io non dico che non si possano cambiare i corsi delle cose, come ho detto prima, l'andamento, ma non è che si può cambiare adducendo anche giuste considerazioni. Purtroppo la psicologia umana è più complessa del semplice mostrare la verità. I fatti l'hanno dimostrato, purtroppo. Quindi sembra strano, ma razionalmente bisogna capire che le persone non sono razionali, seguono degli impulsi psicologici che gli porta a fare delle cose. Fra queste cose vi è l'usare parole inglesi in italiano. Ovviamente questo è influenzato dalla società, ma noi dobbiamo fare anche i conti con quello che è, non con quello che dovrebbe essere. Quindi adesso leggerò alcuni pezzi di sociolinguistica. Questo è un libro che comprai a suo tempo all'università. Allora, una delle caratteristiche del metodo sociolinguistico è quella di prendere in considerazione anche fatti che potremmo definire extralinguistici e che però sono della massima rilevanza, come l'insieme degli atteggiamenti che un parlante ha nei confronti della propria lingua e di quella dell'altro. Una lingua non è uno strumento neutro, essa può essere oggetto del più acceso amore come dell'odio più viscerale. E di fronte a più lingue, ognuno di noi sentirà coinvolto in misura diversa da ciascuna, secondo una scala di sentimenti dall'origine più diverse. Esiste un orgoglio linguistico basato sull'attaccamento personale emotivo a una varietà di lingua, e l'orgoglio dei singoli può coordinarsi in una vera e propria fedeltà o lealtà linguistica, un attaccamento ai valori positivi della propria lingua, che può organizzarsi anche in una difesa attiva della stessa. E qui ci siamo. Però qui parliamo di prestigio, ok? Non solo di nazionalismo. Quindi se da una parte c'è l'aspetto di identità della propria lingua, dall'altra parte c'è il prestigio di una varietà linguistica. Prestigio che una varietà linguistica per i suoi parlanti e per i parlanti di altre varietà può essere presentato da un punto in una scala di valori. Ogni parlante attribuisce un qualche valore positivo o negativo alla varietà che conosce o a cui è esposto, dato che non necessariamente attribuirà il massimo prestigio a quella che conosce attivamente. E qui andiamo nel capire. Non necessariamente attribuirà il massimo prestigio a quella che conosce attivamente. Per esempio l'italiano rispetto all'inglese. Qual è la lingua che conosce attivamente un italiano? L'italiano. Può attribuire maggior prestigio all'inglese. Il prestigio è il risultato della combinazione di più tratti positivi, ognuno relativo a una posizione. In genere sono tratti positivi per una varietà l'uso scritto oltre a quello solo orale, l'uso letterario rispetto a quello non letterario, l'essere parlata in città anziché in campagna, l'essere usata da classi socialmente più alte, parliamo di inglese. Giornalisti che si riempiono la bocca di parole inglesi, e poi inconsciamente una persona che vuole atteggiarsi a persona di cultura metterà queste parole inglesi. Allora, l'attribuzione di prestigio ha per conseguenza l'attribuzione di prestigio per conseguenza l'adozione almeno di limitazione della varietà di prestigio. Il parlante tende più o meno consapevolmente ad imitare le caratteristiche della varietà prestigiosa, nell'implicita convinzione di assumere gli stessi le caratteristiche positive che ammira, e quindi di passare per cittadino, seppe campagnolo, di persona internazionale o una persona aperta al mondo, se usa parole inglese, questo lo sto aggiungendo io. Purtroppo
Poiché il prestigio è un concetto relativo, in presenza di più varietà si avrà una scala di valutazione. Ad esempio, se per tutta l'area laziale che gravita su Roma è una varietà di prestigio romanesco, così i lavoratori pendolari che quotidianamente fanno la spola tra la loro residenza e la capitale, che leggermente parlano varietà caratterizzate in senso locale, possono adottare dei tratti fortemente romaneschi. Anzi, questi tratti saranno esageratamente romaneschi perché volutamente sottolineati, anche perché adottati attraverso usi parlanti ancora che a loro volta hanno attraversato lo stesso processo. Il romanesco a loro occhi ha un prestigio ancora maggiore di quello dello stesso italiano standard. Questo infatti potrebbe essere ugualmente estraneo a parità di classe sociale a tutti i laziali, romani compresi. Appreso a scuola dai mezzi di comunicazione, esso può connotare tutt'al più un maggior grado di istruzione. Ma il romanesco non si apprende se non a Roma, e dunque il parlarlo significa aver vissuto a lungo nella capitale ed essere insomma quasi romano. Meccanismi simili vengono probabilmente per altre varietà cittadine. Tra le varietà di arabo sono considerate più prestigiose quelle dei centri urbani come Beirut, Damasco, Gerusalemme, Baghdad, il Cairo, le città imperiali del Marocco. Altri fattori di prestigio possono essere fenomeni culturali, avranno prestigio le varietà usate in forma letteraria di più larga diffusione, l'inglese è largamente diffuso, in particolare i generi letterari, oppure in particolari pubblicità, film o generi, potrebbe essere non generi letterari, ma possibilmente parlare di computer, quindi cose che sono state concepite, diffuse da, in America o da ditte, corporazioni anglosassoni. In tempi recenti ha goduto, vabbè, qui parla del tedesco, va bene. Di solito ha maggior prestigio la lingua scritta rispetto a quelle non scritte, e spesso l'inglese che viene usato in Italia è mal pronunciato perché ha preso o nella forma scritta o da altre persone che lo hanno inizialmente preso nella forma scritta, quindi sbagliata. E se ha più varietà prima equivalenti, una viene fissata per iscritto, questa comincerà ad avere un maggior prestigio e influenza. E influenzare i parlanti di altre varietà. Qui parla dell'arabo. È normalmente impossibile fissare le caratteristiche interne di una varietà di prestigio, ma c'è una sorta di costante percepibile, anche a un ascolto non troppo attento, che distingue all'interno delle varie lingue la varietà di classe più alta e più colta rispetto alle altre. Se è proprio di una classe alta, un maggior controllo delle sue manifestazioni pubbliche, nel senso della riduzione della spontaneità e dell'annullamento della naturalezza, sembra ovvio, allora che anche la pronuncia, come qualsiasi altro insieme gestuale, possa essere sottoposta a questo controllo. Il modo di parlare più elegante sarà quello caratterizzato da una intonazione più controllata, cioè minore escursione, da movimenti articolatori più precisi e scanditi. Da questo punto di vista, il modo di parlare non sarà diverso da altri codici di comportamento, come le maniere a tavola. Definito in qualche modo il prestigio, si dovrà parlare delle strategie con cui il parlante muove il suo compartimento linguistico in direzione della varietà o delle varianti che i suoi occhi hanno un maggior prestigio. Proprio perché la possibilità di imitazione o iperimitazione generano un numero incalcolabile di combinazioni, la meccanica del prestigio non si limita a far slittare una varietà in direzione di un'altra più prestigiosa, processo che potrebbe avere un punto di arrivo, ma contribuisce a creare uno stato fluido e in parte imprevedibile. Allora, qui dobbiamo pensare che tutto il concetto di inglese in italiano va visto come italiano, come una varietà italiana che è fortemente influenzata, cioè fortemente permeata di parole inglesi, perché in questa varietà italiana, dell'italiano, le parole inglesi sono presenti. E quindi danno questo senso di maggior prestigio. Questo è sempre successo nella storia dell'umanità, da tempi dell'enorme influsso dei francesismi in inglese, o grecismi addirittura nel latino, e latinismi in altre lingue. Insomma, è un processo, come ho detto fisiologico. C'è chi parla di varietà di minor prestigio
Se chi parla di varietà di minor prestigio tende a imitare la varietà di prestigio più alto, c'è da chiedersi quale sia il comportamento linguistico di chi, per appartenenza di classe, già si trovi a parlare varietà prestigiose. Normalmente anche all'interno di una varietà prestigiosa sono all'opera meccanismi di adeguamento, semmai micrometrici rispetto a quelli all'opera all'esterno. Se all'interno si cerca di imitare la pronuncia della corte, i cortigiani quanto loro potrebbero cercare imitare i vezzi di pronuncia della marchesa di o il visconte di, ma prodursi anche il fenomeno esattamente inverso, cioè che si abbassi volutamente la propria varietà proprio per distinguersi dal ceto emergente che la imita. E l'uso di una pronuncia marcatamente regionale può pareggiarti in bocca a una classe altoborghese che per educazione dovrebbe piuttosto parlare lo standard di un modo di parlare smozzicato, mormorato. È il modo di parlare smozzicato e mormorato di chi ha studiato a Oxford e Cambridge, università dove si parla per invenzione il miglior inglese. Il fenomeno non è che circoscritto alla nostra società. Nel parlare la loro lingua, i nobili Wolof sbagliano volutamente i prefissi di classe per non parlare in modo troppo corretto. È evidente il peso che la dinamica di questi sentimenti può avere sul parlante, la difesa a oltranza della propria lingua, conservata anche nelle condizioni più avverse, all'abbandono di questo in favore di un linguaggio di maggior prestigio, dalla creazione di differenze artificiali per aumentare la caratteristica di separazione, allo smussamento delle differenze in direzione di minorità sempre diverse e più ammirata. Qui parliamo di competenze linguistiche diverse. Allora, praticamente nella storia dell'umanità spesso vi sono state condizioni di bilinguismo, due varianti della stessa lingua, come è stato in Grecia la lingua pura, Katharevous, rispetto alla demotiki, che a sua volta la variante popolare ha subito l'influsso della Katharevous, e quindi anche la demotiki che si parla adesso. È una demotiki post-Katharevous, questa è diversa da quella che era prima della Katharevous o quando coesistevano. Il problema è che spesso l'italiano, non essendoci più il latino, anche poca gente lo impara, la lingua di prestigio è diventata l'inglese. Quindi la gente tende a usare l'inglese. Ma prendersela con l'inglese è come prendersela con il latino quando gli italiani usavano dei latinismi. È un bisogno sociologico, diciamo, questo di avere varianti più alte o più prestigiose. Allora, chiediamoci perché la variante più prestigiosa attualmente sia un italiano inglesizzato o addirittura alcune frasi in inglese direttamente, come coincidono con quelle persone che dicono yes, o puoi scherzare e dico thanks. Si parte per scherzare, poi la cosa diventa. Si perde il senso dello scherzo e diventa addirittura la forma più normale. Quindi senza una profonda conoscenza dei meccanismi psicologici, linguistici, non si può curare una malattia se non si è un dottore. Non si può capire il fenomeno. E quindi non si può metterne un argine. E quale sia l'argine? Perché qui non si può passare a levare tutto. Se casomai italianizzare, non lo so, l'inglese ha sempre assorbito parole francesi, ma sono sempre sembrati inglesi. Quindi per assurdo più si tende a avere la pronuncia originaria, direi una cosa assurda. E meno viene assorbito nella nostra lingua. Noi abbiamo assorbito tante parole di origine germanica a suo tempo, fra cui bianco, guerra,
guardare, gruccia, nessuno penserebbe che queste parole non sono italiane attualmente, eppure non erano presenti in latino. Quindi, questo è il primo video dove introduco dei concetti, poi cercherò di anch'io fare dei miei studi e vedere le cose più attentamente. Qualsiasi studio meramente, io ho detto che è importante fare degli studi anche statistici, ma senza l'interpretazione di questi studi statistici non sappiamo cosa farcene di questi dati. Quindi la statistica e i dati sono importanti se ci sono le persone che hanno le conoscenze linguistiche, psicolinguistiche, anche sociolinguistiche, e anche su questa società, per capire esattamente il fenomeno. Altrimenti non sappiamo di cosa stiamo parlando ed è una reazione stizzita nazionalista che non porta a niente, perché sotto il fascismo e non solo hanno cercato di fare ciò, ma appena finito il fascismo, c'è stata una reazione al contrario, per cui per tanti decenni non si è cercato di mettere un freno proprio perché come reazione all'eccessivo italizzazione di qualsiasi cosa, per cui anche i nomi delle canzoni venivano italianizzati, oppure non si poteva usare il voi e lei perché era usato nello spagnolo o quant'altro. Quindi, e poi appena si è tornato diciamo, allo stato naturale è ritornato, per cui già da decenni addietro ci sono delle intere parole garage. Chi è che dice auto rimessa? Nessuno. Sidecar o sidecar, come diceva in Italia prima, motocarrozzetta, si vede solo nei libri della patente, quando si nel libretto per imparare la parte teorica. Pullman, ormai si dice pullman, quindi alcuni sono completamente shaker, cocktail, dovremmo idealizzare pure quelli. Sono entrati, ma anche in inglese certamente meno di quanto siano entrati. Ma chi è che c'è? Zucchini esiste in americano, calamari è entrato, piccolo l'ottavino è entrato, cello per violoncello, concerto, quello che state sentendo è un concerto, c'è cioè una composizione per orchestre e uno o due strumenti solistici. Certo, qui non è più il singole cose, qui è diventata la lingua trend, cioè trend è anche un anglicismo, la lingua che fa moda, che fa tendenza, ecco come si dice in italiano, tendenza. Oppure certe volte coesistono per un periodo record con primato, come ho detto. Comunque, non sarà un libro, non so come è fatto questo libro che parla di questa cosa qui. Ma ci vuole una certa apertura mentale e non essere faziosi né in un senso e né in un altro. Che l'italiano scomparirà, io dubito che l'italiano possa diventare una lingua fortemente in zeppa di anglicismi, per cui alcune parole addirittura si perdono, questo potrebbe accadere. Poi cosa succederà a questi anglicismi se verranno riitalianizzati come bar, bare, arbare, come dicono a Roma con la E finale, il garage, lingerie, potrebbe diventare lingeria, alcuni influssi sono dei calchi, per cui il mio preferito è diventato il favorito. Quindi non sono soltanto le parole in sé, anche in alcuni usi, alcuni cambiamenti semantici, perché il treno è stato, la corsa è stata annullata, cancellata, da cancelled. Quindi andrebbe esaminato dal punto di vista linguistico, ma ci vorrebbero persone che hanno delle profonde conoscenze linguistiche, non delle persone che hanno solo
un retroterra, per non dire background, politico. E oltretutto, per cambiare una tendenza, vi sono anche usare anche dei meccanismi che sono gli stessi della pubblicità, creare un'immagine positiva, e magari un'immagine meno positiva dell'usare la lingua inglese. Quindi quando diventerà una moda, non usare però la lingua inglese, ma sarà facilissimo tornare indietro di parecchio, cioè sfrondare tutti quegli anglicismi che sono inutili e naturalmente lasciare quello di cui abbiamo bisogno, perché un minimo di linfa vitale dall'esterno tutte le lingue ne hanno bisogno, anche perché se una cosa corrisponde a un'altra concezione della realtà, e questo concetto diventa internazionale, per forza si fa appello a quella cosa lì. Per quanto riguarda l'esperanto, la stessa cosa. Come ho detto, molte persone che si occupano di lingue imparano 2, 3 lingue, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allora, so benissimo che la prima lingua è abbastanza difficile, la seconda di meno. Quindi, una volta che una persona ha imparato bene l'esperanto, potrebbe imparare l'inglese e viceversa, anche se è più facile imparare l'esperanto e poi l'inglese, questo è un altro discorso. Quindi, cerchiamo di non metterle in competizione, anche perché molta gente ha investito soldi e tempo nell'inglese e non gli si può venire a dire che tutto quello che ha fatto è sbagliato, che non gli serve a niente, che dovrebbe solo parlare esperanto e farlo sentire in colpa perché parla inglese. Oh cavolo, ho parlato per 21 minuti e 48, un sacco. E mi dispiace perché io potevo essere estremamente d'aiuto ad alcune persone con l'esperanto, però uno, io non, il maggiore problema mio attualmente è la situazione italiana e mondiale pazzesca che stiamo vivendo. Due, qualsiasi persona si schiera con la parte dei banchieri, degli speculatori, di coloro che stanno affamando l'Italia con tasse, non mi importa se tu sei per l'esperanto o qualsiasi cosa, io sarò sempre e costantemente contro. L'italiano ancora lo stiamo parlando, in una nuova visione del mondo, un nuovo modo di essere, ci sarà spazio per l'esperanto, per l'inglese, l'italiano sarà l'espressione di una nazione maggiormente libera e indipendente, che avrà la propria moneta con la propria lingua sopra, e questo sarà molto importante. Una nuova rinascita, l'italiano sarà molto importante come lingua. Attualmente dicono che siamo nazionalisti noi, no, siete nazionalisti voi con questa Europa che non esiste. L'Europa non esiste, non è mai successo che si è fatta una federazione di popoli che, scusate, non è per dire, si sono combattuti fino a 70 anni fa. E non è che dobbiamo stare insieme per non fare la guerra, questa è una merita stronzata, anzi è il contrario. Mettere le persone insieme, chiuse, con le stesse regole, con la stessa moneta, in paesi profondamente diversi. Solo perché se non fanno così si fanno la guerra è una merita stronzata. Oppure se non fanno così noi periremo nell'economia. Quindi praticamente noi ci dobbiamo mettere insieme e l'economia è più importante della nostra identità nazionale. Stiamo scherzando. E poi queste sarebbero le persone che vengono a dire che l'italiano si perde l'identità dell'italiano, ma si perde l'identità dell'Italia in questa Europa. Ci stanno sfruttando questo fatto di questi giorni che vogliono passare da 1.400 a 700-800 euro gli stipendi. Ci credo, prendono le persone alla fame, le prendono per il collo, e ci stanno impoverendo e quindi questo è il risultato. E questo è solo l'inizio. E a me, sinceramente, tutte le persone che si schierano a favore di questa Europa, e i populisti non siamo noi, siete voi i populisti. Ricordatevi,
Siete voi che ci vendete un'idea fallita. Perché è chiaro, non potete venirci a dire a noi che senza l'Europa chissà cosa succedeva. È come se mi chiedono il pizzo la mafia e io pago e dico, ma se non avessi pagato il pizzo chissà che succedeva. Ci credo, ti fanno saltare il negozio. A buon intenditore, poche parole. Poi ne riparliamo di sto fatto.